diciamo che è stato veramente un bel gol. Sono stati tutti e tre belli, però diciamo il terzo gol. Adesso lo rivedremo naturalmente. Sì, un attimo perché dobbiamo aprire nuovamente la parentesi dedicata al comunicato stampa perché abbiamo in diretta telefonica il presidente del Taranto Enzo Daddario. Buonasera presidente. Sì, buonasera, come sta? Buonasera, bene, grazie. Anzi, benissimo perché dopo una bella vittoria con il secondo posto che non avevamo dopo la quinta giornata da 10 anni. Chi può stare meglio di me? Mi dispiace per questo episodio che è Ma anche giunto. questo episodio lo voglio chiarire perché ho sentito l'intervento del sindaco e del dottor Giusti. Prego. Noi abbiamo ricevuto personalmente delle minacce da persone che praticamente coabitano nello stadio perché hanno delle gestioni, e abbiamo denunciato la cosa sia in questura che al sindaco con una mia lettera personale dicendo di cosa si tratta dalla A alla Z. Ho anche aggiunto in quella lettera che se questa situazione si sarebbe perpetrata, noi non avremmo più partecipato alle partite di calcio, perché non possiamo convivere in questo clima. Detto questo, non so più cosa devo fare e non vado più allo stadio e finisce la storia. Presidente, ci sono stati altri episodi, perché delle minacce sappiamo quello che è No, successo. ma guardi, non è un fatto di episodi o non episodi. Il problema è che noi non possiamo vivere serenamente in una struttura che paghiamo per far giocare il Taranto e vorremmo farla e gestirla nella maniera più serena. Non è un fatto economico, a noi non ci interessa niente dell'aspetto economico riguardo ai ricavi di un'attività. A noi ci interessa andare allo stadio e vivere serenamente questa cosa. Noi siamo stati invitati dalla questura anche a rilasciare una dichiarazione, abbiamo fatto nomi e cognomi, abbiamo fatto una lettera al sindaco dicendo cortesemente se esisteva la possibilità di trovare una soluzione a questa coabitazione che è invivibile, perché non possiamo essere minacciati. Mi dica lei o il sindaco o il dottor Giusti o chiunque cosa altro dobbiamo fare. Noi siamo Ecco. stanchi, allora visto che non possiamo vivere come siamo abituati a vivere, lasciamo giocare la squadra a Taranto e non partecipiamo alle partite noi, punto e basta, finisce la storia. Presidente, io comprendo il suo stato Cioè, non d'animo. vorrei passare per un insomma, perché alla fine qui passiamo per cretini. Il sindaco diceva, non sono competenze che mi riguardano perché sono degli No, guardi, purtroppo io non aspetti. so se sono competenze, il sindaco è un mio carissimo amico, io non so se sono competenze che riguardano il sindaco, riguardano l'amministrazione. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, dopo aver fatto questo contratto triennale, per il quale ci è stata chiesta una chiusura bancaria a garanzia del contratto, una cosa estremamente, tra l'altro estremamente rara. Vuol dire, l'abbiamo anche concesso, l'abbiamo fatta, abbiamo chiesto soltanto di poter vivere serenamente nello stadio. Questa serenità noi non ce l'abbiamo. Come dobbiamo dirlo? Abbiamo Ecco, detto in musica Presidente, e in prosa. ecco, mi Visto dica. che non riusciamo a dare una risposta, io ho i miei personali collaboratori che puntualmente vanno negli uffici amministrativi del Comune a chiedere se questa problematica viene risolta e non viene risolta. Allora io dico, bene, non la risolvete, Daddario non va più allo stadio, la squadra giocherà a Taranto finché è possibile, punto. Il dottor Giusti diceva, la Dicos sta facendo le sue indagini, c'è Guardi, un iter burocratico. io non so cosa la dico, insomma mi interessa saperlo, so soltanto che ci hanno chiamato per essere intervistati, per essere interrogati, sono andato io personalmente, ho dei miei collaboratori, abbiamo detto da chi abbiamo ricevuto le minacce e voglio dire, non abbiamo esposto denuncia perché tutto sommato sono pure padri di famiglia, l'abbiamo evitato, ma da questo a dire che fra un po' siamo noi pazzi, beh, questo c'è Ah, una ecco. bella differenza. Ah, quindi non c'è denuncia, non c'è stata una denuncia. Ma non abbiamo, no, no, noi abbiamo, siamo andati, invitati dalla questura, a dichiarare esattamente le cose come stanno. Poi una denuncia alla Procura della Repubblica è tutto per una questione, tutto sommato, che si può risolvere con serenità, io non la vado a fare volentieri, lo Ecco, evito possibilmente. e Però allora, voglio dire, da Presidente. questo. Presidente, attraverso questa trasmissione, che stanno seguendo anche le istituzioni, come ha visto, come ha sentito, che cosa chiede? Ecco, lo chiede No, io pubblicamente. chiedo di poter vivere nello stadio a Taranto con grande serenità. Questa serenità non c'è, perché noi non possiamo neanche andarci a prendere un caffè al bar. Perché cosa accade? Ci dica cosa. Accade quello che si può immaginare lei e che conoscono la questura e conosce il sindaco. Per cui dico, io no, io tolgo il fastidio, mi faccio da parte, la squadra gioca, chiaramente non abbiamo nessun interesse a creare un disagio in società e nella squadra, perché ci teniamo più noi di chiunque altro in assoluto a Taranto, perché altrimenti non faremo investimenti di questa portata e non ce ne occuperemo, però passare per cretini francamente non mi va.
È chiarissimo, è stato chiarissimo. Ok, perfetto, la ringrazio molto, buona serata. Grazie, buonasera, grazie. Allora, questa è la posizione della società, è stato, penso che sia stato molto chiaro, Presidente, ha detto non abbiamo fatto denuncia perché ci siamo trovati di fronte dei padri di famiglia, però per noi la situazione allo stadio è insostenibile, non possiamo andarci a prendere neanche un caffè. Quindi penso che questo sia un fatto nuovo in tutta la vicenda che possa, ecco, far riflettere chi di competenza. Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, abbiamo evidenziato ascoltando tutto quello che c'era da ascoltare.